Ogni mattina nella Stalagflash c'è uno Sputnik che deve correre. Sa che dovrà correre più delle guardie per scappare. Ciao ragazzi, questo è Epni e bentornati nell'ottavo episodio di The Escapist. Nell'episodio precedente abbiamo deciso di escogitare un piano totalmente diverso da quello della fuga sotterranea. Tenteremo di rompere il generatore e successivamente di rompere pareti e rete elettrica, che vabbè sarà disattivata, verso le ali della libertà. Non sarà assolutamente semplice ragazzi, però abbiamo fatto palestra, abbiamo i muscoli e un'arma per uccidere chiunque. Buona visione. Ovviamente dove saremo mai, se non nella nostra dannatissima cella come al solito. Dobbiamo fare subito un attimo un giro di ricognizione per prendere ciò di cui abbiamo bisogno, e sono tante le cose di cui abbiamo bisogno, e vedere se per caso i nostri amici avessero qualcosa di utile, tipo questi due oggetti che mi serviranno tantissimo. Non avrò ovviamente bisogno solo di questo, ma mi servirà ben altro. C'è una combo blade, ma io se non sbaglio ho la glass shank, è la più forte di tutte quasi. Mi servono lime e scotch ragazzi, e ora farò il coso per copiare le chiavi e andrò a picchiare i dannatissimi ufficiali che ci tengono qua dentro contro il nostro volere. D'altronde è una prigione, mi sembra più che normale. Buono, dovrei avere tutto ciò di cui ho bisogno in questo momento. Allora, trasformiamo subito questi due. Che dovrei già avere forse? Non mi dire che porco il cazzo ha tirato lo sciaccone. Cioè che palle. Facciamo la Wood of Puddy e facciamo anche la Molten Plastic. Salve Alberto Balero, chi è che sei? Mentre tutti lavorano do ancora un attimo di ripassata ai miei muscoli, e dopo sono pronto a uccidere chiunque. Non so se c'è un massimo di vita, ma noi siamo già a 31. Abbiamo capito che l'ufficiale Keledan purtroppo non ha la chiave che cerchiamo, quindi ce l'avrà sicuramente qualcos'altro. Forse l'ufficiale Pisellone ha la chiave per aprire la porta rossa. O forse anche Redez. Forse anche Redez bastardo. Vieni qua. Vieni qua. La chiave viola. Ragazzi, sono confuso. Che cos'è che apre la chiave viola? Allora, sono andato a cercare su internet e la chiave viola non apre nessuna stanza in questa prigione, perché non ci sono porte viola. Quindi abbiamo fatto bene a non prenderla, altrimenti avremmo sprecato i nostri materiali. Nel frattempo ho trovato le carte per Chuck Norris, mi sembra una cosa molto buona. Tieni carissimo, grazie per i soldi. E adesso però ho un urgente bisogno di trovare un ufficiale che abbia quella rossa. Sono dato il medikit e ho mangiato per ridurre la salute. Sinergo, non è che forse ce l'hai te? Prova a picchiare te, vai. Mazziamo Sinergo, regà. Mazziamo Sinergo! Ho anche fatto la missione. Chiave rossa! Sinergo, sì! Grande Sinergo! Wood of Puddy, Staff K-Mod. Riprendi questa, rimetti queste due. No! No! Ok, calmi, non è un problema. Basta restituire la chiave rossa e scappare, via. L'importante è che io abbia lo stampino. Però ho fatto un errore gravissimo. Cioè, se io avessi avuto ancora meno intelligenza e non potevo mischiare la chiave, avevo buttato via la mia chance di ottenere la chiave per scappare. Studio per quanto basta e credo sia sufficiente. Ne manca sempre uno, ragazzi, sempre uno preciso. Chiave rossa, sì. Quanto sono contento. Adesso posso anche andare a fare esercizi, non è un problema. No, no, mi stanno picchiando. Mi stanno picchiando, no, vi prego. No, vi prego, vi prego, vi prego, vi prego. Mi picchiate, vi supplico. Sto andando, non mi picchiate. Guardate, corro senza problemi, lasciatemi in pace. Abbiamo rischiato tantissimo. Però ragazzi, non pensate sia finita qui. Cioè, non è che abbiamo già completato tutto. Assolutamente. Ora dovremo andare alla ricerca delle lime. Questo significa scrutare nelle scrivanie e pagare chi ne ha già qualcuna. Un ragazzo di voi mi ha consigliato di fare il cutting floss, che si fa con 3 dental floss e dice sia l'arma più forte per rompere le pareti. Nel frattempo però c'è Maria De Filippi che ruba il pettine ad Ash, che porca miseria, dopo la scossa di Pikachu c'ha tutti i capelli scombinati, ma non c'è. Quindi questo significa che ce l'ha lei in mano e dobbiamo andare a ucciderla. Ragazzi, per i soldi bisogna farlo, bisogna farlo per i soldi. Vieni qua Maria De Filippi. Siamo da soli? Beccati a ste botte, va. Il pettine di Ash, come previsto. Male, male, non si ruba, eh. È troppo forte questo pezzo di vetro, mi sta salvando la vita. Visto che non si legge mai abbastanza, ragazzi, torno qui a prendere ancora un po' di intelligenza, perché più avanti mi servirà per fare la cavolo di forbice. Willy Wonka invece di fare il cioccolato va a rubare la targhetta a Tutankhamon. Mi sembra normale. Prendiamo il foil, che ci potrebbe essere decisamente utile. Per il momento basta. Però senza scotch non mi serve a nulla, perché non posso trasformarlo. Guarda la targhetta di Tutankhamon. Che vi avevo detto? Dunque vi do un consiglio: se fate tante missioni potete permettervi di comprare più oggetti, eh? È normale. Tutti a mangiare, papapara. Sicuramente mi serviranno delle forchette per buttare giù il muro nell'infermeria. Dopodiché, se non trovo una dannata forbice, ho bisogno anche dei coltelli per rompere la recinzione. Come
cavolo faccio? Sto pensando che è davvero difficile uscire da questa prigione. La prossima sarà ancora peggio, ragazzi. Mi hanno consigliato di buttare giù questo muro qua. E per la Redez non sto facendo niente. Perfetto, è al 4% adesso, quindi a noi va più che bene. Finalmente Mastrolindo ha un po' di scotch. Una buona notizia, cavolo. Facciamo così, ragazzi, stiamo ancora un po' all'ordine delle guardie, che significa un paio di giorni. Ci sistemiamo ancora tutti gli oggetti di cui abbiamo bisogno. Poi proviamo a scappare. Ci sta. Mastrolindo ha due accendini, cioè incredibile sta roba. Bene, 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 ragazzi, è tempo di andare a letto. In realtà adesso c'è la chiamata, però noi dobbiamo intanto nascondere questi due oggetti e anche la lima qua. Durante la chiamata prendiamo il dentifricio che hanno questi qui negli sgabuzzini, perché dobbiamo trasformare di nuovo questi aggeggi, che non si sa mai, potremmo perdere la chiave in qualsiasi momento. Li lasciamo qua, che fanno sempre comodo, ragazzi, sono molto importanti. Mastrolindo ha una lima, ma ha bisogno di 5 dollari in più. Non ci credo. No, Mastrolindo, non mi puoi fa questo, eh. Non costringermi a picchiarti per prendere la lima, ti prego. Vaffanculo. Ragazzi, facciamo i bravi, andiamo a letto e dormiamo. Così stanotte passa veloce e il giorno dopo saremo carichi e riposati per andarcene da qua. Si inizia subito, mi sa, per il lavoretto di Willy Wonka. Devo attirare l'attenzione. Porco il cazzo, ti uccido. Ecco, l'hanno ucciso. E c'ha le bottle of sleeping pills. Possiamo darle a Willy Wonka. Lui ci paga, abbiamo i soldi. Andiamo da Chuck Norris, no scherzavo, a Mastrolindo e compriamo la lima. Perfetto, molto ma molto bene. Anche lo scotch. Sì, ci serve. Ci servono due lime e lo scotch per fare le forbici. Allora, dobbiamo fare molta attenzione in questo momento, perché abbiamo l'attenzione delle guardie al 70%. Quindi facciamo quello che dicono loro. E porco il cazzo, ho la lima che mi serve. Però c'ho troppi pochi soldi, quindi devo fare macello di nuovo. No, sono 99%, attenzione, 99%. Ammazzo. Willy Wonka, t'ammazzo. T'ammazzo. T'avevo detto, t'ammazzavo. Devo far scendere per forza l'attenzione delle guardie, se no mi massacrano. Cioè, guardate, 92%. Se esco mi sparano. Non morire, Sputnik, sopravvivi. Ricordiamoci il piano. Allora, spacchiamo il muro dell'infermeria. Andiamo a disattivare il generatore. Spacchiamo con le forbici la cosa fuori, la recinzione. Ce ne andiamo a casa. Potrebbe essere la volta giusta. Oddio. Ancora esercizi, ragazzi, ho finito adesso. Maria De Filippi ha una lima a 53 dollari. Se distraggo la guardia e guadagno i soldi di Chuck Norris, che però è in terra. No, eccolo là. Ok, ho un po' di soldi, ho un po' di soldi. Maria De Filippi, dove sei? Ho bisogno della tua lima adesso. Eccola qua. Bene, lima presa. Adesso tutto inizia a essere pronto, eh. Crafting, trasforma lima e due di questi. Boom! Le forbici. Non sarà l'unica cosa di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno anche di un letto. Sì, dai, di un finto letto. Sapete cosa? Visto che ho l'accendino e ho la cioccolata, mi porto con me anche l'arma devastante, perché non si sa mai ci sia qualcuno da shottare in un colpo solo. Purtroppo temo di non riuscire a farlo il cutting floss, ma dovrò accontentarmi delle forchette. Mi sa di sì. Certo che se trovassi dello scotch potrei mettere un poster in quel punto lì. Ogni mattina nella Stalag Flash c'è uno Sputnik che deve correre. Sa che dovrà correre più delle guardie per scappare. Il top adesso sarebbe una divisa da ufficiale, ma non ce l'ha praticamente nessuno. Ho bisogno di vedere una cosa, ragazzi. Se troviamo il detersivo e l'inchiostro, forse riusciamo a fare anche una divisa da guardia. Secondo voi, se rubo i vestiti a una guardia, cosa succede? Allora, facciamo la cosa da contrabbando, dai. Con la sacca da contrabbando possiamo entrare nei posti proibiti anche con gli oggetti proibiti. Cioè, vi spiego, possiamo passare sui metal detector senza nessun giriga niente. Con la chiave rossa e la sacca da contrabbando entrare qui dentro in infermeria e non posso farci niente, cioè non posso usare nulla. Bello inutile. Ok, i vini in recall. Ce ne fottiamo, abbiamo già il bad dummy. Dobbiamo aspettare che tutti vadano a letto e poi parte il nostro piano. 4, 3, 2, 1, via. Butta giù il muro, Step. Veloce. Allora, riprendila. Cazzo, non posso prendere la forchetta. Prendi la forchetta. Metti questo qua. Chiudi. Ragazzi, siamo al generatore. Siamo al generatore. In 80 secondi risistemano tutto. Con le forbici, butta giù. Come elettrica. Non può essere elettrica. Dio, ragazzi, dove cazzo siamo? Posso buttare giù qua? Ragazzi, prendo danno. Ma perché prendo danno? Non ha senso questa cosa. No, ragazzi. No! No, 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 no. Ci hanno beccati. Avevo tirato il colpo al generatore. Perché non si è interrotta la corrente? È un giorno molto triste quello di oggi. Guardate il nostro inventario che scompare. Tutto ciò che abbiamo fatto è stato completamente inutile. Non ci voglio credere. Porca miseria! Ragazzi, tutti i nostri progressi! Dobbiamo rifare tutto, vi rendete conto? Visto che non abbiamo più niente da perdere, a sto punto provo a picchiare un ufficiale a vedere se posso tenermi la sua divisa. Faccio adesso, va.
Muori, stronzo. Congo di merda. Congo di sta scippa di minchia. Muori! Il ricevitore di Willy Wonka, ma perché? Dammi anche la divisa, va? Vediamo cosa succede se tiriamo la divisa. Rimane nudo. Una volta che è nudo non succede niente. Cioè io potevo farlo anche prima? Dai, cioè l'ufficiale Congo va a giro nudo. Io potevo farlo 20 anni fa. Oh mio Dio. Con questa qua possiamo viaggiare la notte senza che ci dicano niente, perché sembreremo delle guardie al buio. Talcum powder, adesso a me riservirebbe di nuovo per la chiave. Cioè sono costretto a comprarglielo. Ma il talcum powder ce l'aveva anche questo zuccone. Io l'ho comprata, accidenta a me. Adesso ci servirebbe un pezzo di legno. Con un pezzo di legno si farebbe un qualcosina davvero bellino. Ora ho 50 di vita. Voglio vedere proprio cosa mi fate adesso, stupidi. Sono rabbioso. Questa prigione ormai è troppo piccola per me. Ragazzi, faremo così. Siamo al giorno 18, quindi mi dovrò mettere sicuramente da parte un po' di materiale senza registrare, altrimenti non riuscirete mai a vedere la mia fuga. Goku c'ha il legno, così mi faccio l'arma da 5 punti, cavolo. E per questa giornata ce ne stiamo tranquilli. Andiamo a letto, ci riposiamo e se ne parla l'indomani. Per un attimo ho respirato proprio l'aria di casa e poi boom, mi hanno chiuso la cella in faccia. Ragazzi, anche questo episodio è terminato. Ditemi davvero come fare a tagliare la recinzione quella fuori se il generatore funziona comunque. Spero davvero che vi sia piaciuto, che aveva strappato un sorriso. E ragazzi, ringrazio i video, ci vediamo nel prossimo video. Se anche avete fatto iscrivervi al canale, qua da sempre è tutto.